Mam! Che? Cosa? Che cosa? Oh, 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 oh! Cos'è? Era un piranha invisibile, cos'era? Oddio mio, sì, è un piranha invisibile! Porca miseria! Porca miseria! Se lancio libri, va lì! Oh sì, va lì! Oddio, e questa come la apro? Oh. Un cancello pesante. Grazie, Sherlock Holmes. Devo tirare una leva da qualche parte, mi sa, ma dove? Ah! Non volevo! Porca miseria! Sono caduto due volte. Allora, lanciamo di là. È un mostro invisibile. Ho capito. Avete presente la grata quando avevamo guardato nel laboratorio? Ah! Ce n'è un altro? Ce n'è un altro. L'avevamo guardato nel laboratorio, vi ricordate? Oh, Laudano. Lì c'era quel mostro, questo mostro c'era lì. Oh, ma finisce, eh? Vai da un'altra parte, ok. Pensavo ci fosse qui una leva da tirare, evidentemente mi sbagliavo. Mi sbagliavo di grosso. Ah. Sento il grattare di cervello. Vai lì, va. Ah! Dov'è questa? Devo tirare una leva, è palese. Ma non ho capito dove. Come faccio ad alzare questo cancello gigante? Non riesco a capire. Non riesco a capire affatto. Torniamo indietro, magari lì c'è qualcosa. Ah. Oddio. Ah, ero io. Ah, è qui che c'è una leva, porca miseria. Ora è tutto chiaro. Non dirmi che è a tempo. Oh sì, è a tempo. È a tempo ed è come se è a tempo. Allora, aspetto. Oh, non fare rumori strani con me, eh. Scommetto quel che volete che si salta nell'acqua un po' male. Oh mio dio. Ok, sì, a tempo. Andiamo. Forza. Ah! Oddio, ma fa un danno tremendo. Cioè, avete visto? È esploso. Letteralmente è esploso lì. Porca miseria. Mannaggia a te, stupido mostro. Salta, porca puttana, salta. Ah! Oh, cazzo. Oh, ce n'è un altro. Ma che mostri sono questi? Questi suppongo che li mangi se cadono. Oh sì, se li mangio. Ah, ci mette un po' di tempo. Forse si distrae con questi pezzi. Ok. Vieni. Vai a mangiare. Porca miseria. Olio. Non l'avevo neanche visto. Devo andare più in lì, suppongo. No. Non dovevi andare a mangiare, brutto stronzo. Vai a mangiare. Vai a mangiare. Ok, sto mangiando. Oddio, non fare queste cose per me. Gira, 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 gira. Mio dio. Ok, no, no, aspettiamo. Ho paura, ho paura. Mangia, 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 mangia. Ok, sta mangiando. B.
Via, 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 gira, 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 gira. Ah! Porca puttana! Via, 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 via. Porca puttana! C'è un altro? No, vero? Cos'è sta roba? Ago cavo? Cosa mi serve? Ah, ma posso uscire? No! È bloccato con una semplice... Ah, lo devo scassinare con l'ago cavo, ok. Immaginavo. Madonna mia, che stress! Che stress! Perché qualcosa mi dice che non è finita? Anzi, sono più che convinto che non sia ancora finita. Sarà l'acqua fino alle ginocchia? Oddio! Via, 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 Frank, corri! Corri! No, l'ha sfondata, l'ha sfondata. Di qua? Ciao, belli! Ci vediamo! Mangiatevi questa! Oh, porca miseria, la stanno distruggendo, guarda. Se la stanno mangiando quella porca. Via, Frank. Oddio, lei era vicinissimo! Mannaggia a te! Stupido mostro, mi fai sembrare un cane. Oh, era vicinissimo anche questo. Via, via, Frank, via, via, via. Saltelli, 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 bagnop. Ah! Oh, mamma mia. Mamma mia. Che ansia. Si sentì sollevato dall'oceano. Lo scafo verniciato dell'SS Ortense brillava dalla rasserenata e calda luce giallastra di un tramonto. Voltò la testa verso il calmo oceano in direzione della costa del Portogallo e pensò: è un altro giorno. Mi ha dato un achievement che non ho letto, perché era o leggere la frase o leggere l'achievement. In ogni caso era una stanza sicura. E poi vedo una persona con le gambe lì. Le gambe di una persona. Chi? Quando? Chi va là? Perché? La dichiaro in arresto. Ah, però c'è una musica tranquilla. Però vedo le gambe di una persona. Qualcuno è morto qui. Ah, ma è una statua. Aspetta, è una statua oppure è metà busto di essere umano? No, è una statua. Ah, ed è una signora, tra l'altro. Oppure qualcuno che ha superato una asportazione di genitali. Chi va là? Spaccalmo. Cerco acciarini più che altro. Forziere. 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 Olio acciarini. Alla grande. Acciarini. Allora. Posso andare di qua? È un'altra area. Si capisce dalle porte che sia un'altra area. Posso andare di là, che la porta sia aperta. Posso andare di qua, che in realtà di qua e di là, cioè sono due porte. Stanza degli ospiti. E qui? Studio. Lo studio, secondo me, ha più informazioni di tutte le altre stanze. Rimise la tazza di tè sul piattino e prese la sfera come se fosse stata una mela e meditò sulle strani accadimenti. Ah, definisci strano accadimento, Frank? Perché strano è tutto, accadimento sono poche circostanze. Quindi che cosa c'è di strano e di accadimento? Quale accadimento è così? Quale strano è così accadimento? Mi parli, uomo, mi parli. Ma, cioè, io mi aspettavo uno studio piccolino, cioè una mensola con due candele, ma questo qui è uno studione, questo qui è proprio un'università. Vabbè, è un po' disordinato, signorina domestica, qua andrebbe pulito, la ragnatela fa cagare. Però... Oh, mi sta già grattugiando il cervello, vedo. A quanto pare non posso stare al buio. Comunque sì, i miei fondamenti, i miei sospetti erano fondati. E Daniel soffre di nictofobia. Cioè io l'ho detto a cazzo ed era vero. Chi è questo bell'uomo? Un cavaliere. Lei mi proteggerà dai vari mostri? Ok, non sembra abbastanza forte da distruggere un vaso. Però magari in testa a qualche nemico potrebbe causare qualche danno da contusione debilitante. Dai, ci credo. La porto con me, gran cavaliere. La porto con me. Lei sarà il mio migliore amico in questa avventura sventurosa. Qui. Oh, ma che bello qui. Finalmente posso vedere fuori. Sei un cane che abbaia. Voi riuscite a sentire? Sembra un cane che abbaia. Posso spaccare sta finestra? Per uscire. È una finestra maledetta. Ha risposto con aggressività alla mia aggressività. Ok, non le darò più fastidio. Oh, Santo Padre. Non è Santo Padre, come ci si rivolge a una figura così? Non ne ho più pallida idea.
Mi inchino di fronte alla sua potenza. Yodo, così non si fa corrente. La mia statua! Dov'è finita la mia statua? La mia statua! Mi hanno rubato la statua! No! Ok, dovrò proseguire da solo, come al solito. C'è nessuno? È che c'è troppo silenzio, non mi fido di questa cosa. Quello cos'è? È olio, sembrava un ingrediente chimico. Cocò! Era. I pannelli della finestra rotta sono tenuti insieme da una debole struttura di legno. Ok, sì, questo è il palese che lo devo rompere. Questo. Quella è una palese. No, no. Vediamo cos'hai da offrire. No, dai. C'è la pizzica. Dai. Dai. Che disordine. Avrei dovuto affilare la sega. Ma Alexandra fa schifo proprio. Non posso percepirlo. È sicuramente lì. Che cavolo stai parlando? Sta cercando il vite? Sei proprio uno schifoso, Alexander. Fai proprio un ribrezzo, mi fai. Brutto che è quest'uomo. Ha proprio la faccia di Alexander. Secondo me questo è Alexander. Proprio la faccia di merda di Alexander. Proprio brutto, brutto, brutto. Altro che bello, bello. 9 gennaio 1658. Frontiere dell'anatomia. Ulteriore disappunto. Le ultime scoperte dell'antiquario non hanno funzionato. Non ha dato alcun risultato. Non riesco ancora a capire i funzionamenti recontiti della vita e il rapporto con il potere che percepisco al suo interno. Devo dedicarmi a più libri sulla questione, ma credo sarà inutile. Siccome non è stata fatta alcuna ricerca di mio particolare interesse, devo cercare di riempire quel vuoto da solo. È chiaro che gli ultimi umani emanano molta energia, molta dell'energia che cerco, ma spero che gli animali bastino in quanto sarebbero meno problematici da procurare. Quindi sì, lui cercava... Cazzo hai da guardare così, eh? Guarda che ti piglio a botte, eh? Guarda che ti saccagno di botte. Ma cosa guardi così, nudo? Ce l'hai picco. No, le ossa. E questo il mio deve essere questa la mia reazione. Dei teschi. Oh mio Dio, che paura dei teschi. Questa deve essere la mia reazione. Spiegami un po'. Per questo? Io pensavo fosse entrato qualcuno nella stanza, qualcosa che mi volesse mangiare, uccidere. Invece. Boh, non c'è niente. A quanto pare. Speravo in qualcosa di utile, ma. No, qui è crollato tutto. Ok, quindi sì, devo spaccare la finestra. Me l'ho già dimenticato. Devo spaccare la finestra. Geniale. Eccovi qua una sedia per sedervi mentre cacciate le persone, i bambini e le donne nei boschi. Suppongo che cadendo lì faccio una brutta fine. Cosa sono sti rumori? Ah, ma si sta propagando pure all'esterno, pure nella vita vera e propria. Oh Gesù, non è un buon segno per niente. Potrebbe conquistare l'intero mondo questa carne marciscente. Un ricordo. Che cosa mi dici? Quando toccherà a me? Non ho mostrato limiti. La mia pazienza abbraccia da secoli. Da dove vengo? L'umanità non ha sprecato neppure un respiro. E io mi inchino ancora a te. Ho fatto così tanto per te e non ho ricevuto nulla in cambio. Agrippa, io ho avuto fiducia in te. Ero io quello che in tutta onestà avrebbe dovuto entrare in quel cancello. Ah! Sono sempre più confuso. Cioè, almeno gli altri ricordi in Rebirth. Poche gocce. Ma c'è qualche contenitore di olio che abbia qualcosa di più di poche gocce? Cos'è questo? Sbarra circolare. Istruzioni per l'ascensore. Se l'ascensore si guasta di nuovo, sicuro di utilizzare la macchina a vapore per aumentare la pressione prima di incanalarla nella macchina. Regolare le leve per ottenere la giusta quantità di pressione all'interno della camera. I contatori dovrebbero essere leggeri. 8. Di sopra 8 di 8. I contatori dovrebbero leggere. Ok. Sicuro che il flusso sia impostato secondo la seconda tabella. Funzioni di impostazione sbarrati regolare. Quindi sono. È un enigma. Sono soluzioni a un enigma che ovviamente io, essendo un genio molto intelligente, riuscirò a risolvere senza leggere. Ho bisogno delle vostre. Delle vostre calunnie per arrivare alla soluzione di tale quesito. Devo ritornare indietro sulla stessa strada? Ok. Ok. Sperando di non cadere. Sono quasi caduto. Stai calmo, non è che ti devi agitare. Sento qualcosa di strano.
Ho sentito qualcosa di strano e non era un gatto. Quindi qui ho finito, posso andare. È un altro sogno? Pensò e urlò con tutta la potenza dei suoi polmoni. Ah no, è un altro sogno! Questo è. Allora andiamo in un'altra stanza, che è stanza degli ospiti. Cosa mi aspetto di trovare nella stanza degli ospiti? La sottile nebbia fredda sfiorò il suo viso appena uscì fuori. Il clima di Londra poteva essere crudele, ma era il tipo di crudeltà che poteva gestire. Ricordo. Scaraveo. Il mio diario è sparito. Cosa vorranno dal mio diario? Questo è incastrato. Questo è incastrato. Questo scende da solo. Dio mio, è orribile non poter uccidere queste schifezze. Fa veramente ribrezzo. Mi fa veramente un ribrezzo che non avete idea. Oh! Ah! Volevi tenermi nascosto la droga, eh? Il mio oppio. Non ci riuscirai mai. 2 luglio 1839. Oggi ho ricevuto una lettera dall'ufficio del governatore, Algerino, che svelava la sorte della spedizione di Herbert. Circa una settimana dopo la mia partenza, Abdullah, uno degli uomini che viaggiava con noi, fece ritorno dal deserto. Era gravemente ferito, come mutilato da un leone. L'uomo vaneggiava la spedizione, sulla spedizione, raccontando di essere stato attaccato da qualcosa di orribile. I francesi fecero partire subito un gruppo di ricerca per cercare la spedizione. Dopo aver cercato per giorni, trovarono il capo abbandonato senza alcuna traccia di Herbert o dei suoi uomini. Domani recupererò alla dogana le cose che hanno trovato nella tenda di Herbert. Non so cosa farmene, ma sono preoccupato per lui. Povero Herbert. Herbert è purtroppo finito in una dimensione alternativa dalla quale non riuscirà ad uscire perché non possiede il bracciale del viaggiatore, ovvero quello oggetto che aveva Tasi al polso. Purtroppo rimarrà intrappolato nella dimensione della regina Tina Nan e lì morirà di fame e di sete, purtroppo per lui. Un bravo uomo, è un bravo uomo, ma... un piede di porco. Palanchino, un piede di porco! Non sapevo che i piedi di porco si chiamassero anche palanchini. Chi l'avrebbe mai detto? Ah, quante cose si imparano. Ieri Daniel, rivelazione 3. 2 su 3. 3 luglio 1839. Oggi ho recuperato le cose di Herbert alla dogana. Ho scavato nell'infinità di documenti che aveva portato con sé. E ho trovato un registro della spedizione. La natura del suo testo varia da annotazioni veloci a racconti vivaci di eventi. Sfogliavo le pagine cercando di immaginare cosa sarebbe potuto accadere. 17 maggio, il giorno in cui sono stato rimasto trapolato nella camera della sfera, Herbert scrive freddamente: recuperato Daniel dopo un'ora di intrappolamento. Questa cosa mi ha confuso molto. Nel giro di pochi minuti stavo soffocando. Come avrei potuto resistere un'ora? Continuai a leggere quello strano testo. Herbert raccontava i fatti senza giudizio o passione, ma improvvisamente lessi la frustrazione nel suo testo. Spingeva i suoi uomini a fare ricerca nella tomba sotterranea, un'impresa che sembrava aver stressato la mente dei suoi uomini. La pazzia si diffuse tra le schiere e Herbert dovette prendere le misure estreme per continuare. Alla fine visitò egli stesso la camera, da cui riportò la sfera in superficie. Il suo racconto mi ha confuso molto. Se lui ha la sfera, cosa sono i pezzi nel mio salotto? Ci sono più sfere, magari? Ci hai pensato? Ci hai pensato che ci sono più sfere? Quindi questa è la stanza di Daniel. Carino. Carino. Non c'è niente. Posso accendere questo fuoco? Non vedo l'utilizzo di farlo. Cioè, non vedo alcun motivo di farlo. La porta è inceppata, ok. Nessun problema. Mi stai a dire che il piede di porco si è rotto? La chiave. Ti prego, fai che sia qui. Quale chiave sta cercando? Qualche chiave sta cercando, Frank? Cosa? Oh, Dio! No! Avresti fatto meglio a trovare un posto dove... dove nasconderti. Non hai mezzi per difenderti. Ok, sta sfondando la porta. Oh, no, mi sembra un pannino. Oddio mio, ma è orribile! Guarda che artigli! Guarda che unghiette! Guarda che unghiette! Cosa? Mi ha visto! Evita di guardare i nemici per troppo tempo, diminuirà la tua sanità mentale. Mi posso ritirare fuori dall'armadio. Cioè, quella canzone sembra che... Cioè, della canzone direi che mi hai visto, però... Lo sento anche qui. No, ha aperto una porta. Se n'è andato? Cioè, dalla fiatella sembrava essere ancora qui. Se n'è andato, sì. Mannaggia, che brutto che era.
Sicuramente sono molto più spaventosi dei mostri di Rebirth. Porca miseria se lo sono. Fanno davvero paura. Che chiave stava cercando questo tipo? Stava cercando una chiave, però evidentemente... Sotto il quadro, dietro... Sono un genio! Grazie al cielo, eccola. Allora credo sia un buon posto per nasconderla. Ma la chiave per cosa? Chiave della sala macchina. Ah. Però ero io che cercavo la chiave. Fatta, la sfera è montata. Sono stato svegliato da un incubo estenuante. Sudato e tremante me ne andai in salotto per una tazza di tè. I pezzi della reliquia si trovano sparsi sul tavolo, così come li avevo lasciati. Ma in qualche modo sapevo come doveva essere. Andai a prendere il catrame che avevo preparato per mettere insieme i pezzi e senza errore li misi assieme, formando la sfera che ricordavo perfettamente. Il catrame si dimostrò non necessario. Ho cacciato fuori dai pezzi uniti perché si fusero da soli senza bisogno di adesivi. L'antica reliquia di pietra è ora appoggiata sul mio tavolo. La sua superficie immacolata e la forma perfetta potrebbe essere stata plasmata da una fabbrica. È tutto troppo strano. Quindi ho la chiave per la sala macchina adesso. A quanto pare devo per forza passare prima di qua. Quindi serve la chiave. La strana lettera lo impaurì, ma era anche l'unica cosa che gli dava un po' di conforto. Beh, ora sappiamo che possiamo incontrare. Questo non c'era prima qui. Sono sicurissimo. Quindi qualcuno è morto recentemente, direi. Ho lasciato quella porta aperta. Anche quella era aperta. Quindi riescono ad aprire le porte oppure le sfondano? Cioè no, loro sfondano le porte. Sto andando in magazzino, forse mi conviene andare... Sulla macchina. Ma si muove pesantemente, facendo del suo meglio per trattenersi dal gridare. L'armadietto dei medicinali era stato rovesciato e giaceva sul pavimento. Raggiunse la porta di vetro rotta e afferrò tutti i sedativi che trovò.